Buonasera a tutti, siamo in diretta a Facebook e YouTube. Stasera abbiamo come ospite Marco Colombo, fotografo e naturalista. Intanto come Fotolab Vinci lo ringraziamo per la partecipazione. Quello che mi ha colpito quando Marco, ho letto diciamo, un po' il tuo curriculum, ho letto classe 1988 e ho passato un'infanzia giocando con i ragni e i serpenti. E da lì è nata un po' la passione per la fotografia. Sì, allora ciao Francesco e ciao Vincenzo, grazie per l'invito. Sì, è vero, io sono nato nell'88, quindi non sono più giovanissimo, ma non sono neanche anziano e veterano. E, praticamente da sempre ho amato gli animali, ho amato la natura, insomma, ho imparato a nuotare, come raccontavo in una diretta Facebook questo pomeriggio, proprio per utilizzare la maschera quando ero piccolissimo e per seguire mio padre che andava a vedere i pesci. Al mare, e poi mi piacevano sempre i ragni, i serpenti, anche gli animali grossi. E quindi in realtà la fotografia è arrivata un po' dopo, è arrivata nel 99, quando avevo 11 anni. Ciao Alessio. Sì, entra, entra. Si aspettava Alessio. Non si sente l'audio. Ci sono. Eccolo. Ciao. Ciao. Buonasera, ciao Marco. Ciao. Adesso. Problemi di connessione stasera. Vai, prosegui pure. No, e quindi niente, dicevo che prima è nata la passione per gli animali e poi nel 1999, quindi quando avevo 11 anni, ho cominciato a fotografare. Inizialmente era per cercare di portarmi a casa dei ricordi, insomma, di quello che incontravo nelle mie scampagnate e nelle mie nuotate, perché ho iniziato quasi subito a fotografare anche sott'acqua, ovviamente a pellicola. Ho fatto tanti anni di diapositive, quindi dal 99 al 2009 più o meno, e poi ho convertito al digitale. E poi invece ho cercato di seguire più una visione più creativa e più interpretativa e narrativa della fotografia e non una visione puramente descrittiva, anche se sappiamo che la fotografia non è un strumento oggettivo, ma è una visione soggettiva della realtà. Però c'è modo e modo di fotografare lo stesso tipo di soggetto e quindi gli sfocati, i morsi, il vedo e non vedo, le fotografie ambientate, sono tutti approcci diversi allo stesso tipo di animali, per dire. Ok, poi ho visto che hai. Com'è innanzitutto la differenza tra fotografia con la pellicola sott'acqua e nel digitale? Perché c'è tanta differenza, mi immagino. Eh beh sì, la differenza grossa c'è perché purtroppo con le pellicole avevi 36 scatti, poi se tiravi il rullino potevi arrivare a 37, 38, però ne avevi comunque un numero limitato. Quindi c'erano i fotografi di National Geographic che magari scendevano con due o tre macchine fotografiche e invece una persona che comunque faceva le foto per hobby perché quando avevi 12 anni, 13 anni non era ancora un lavoro. E ne aveva una e quando magari finiva il rullino non potevi cambiarlo sott'acqua e ti capitava di trovare il soggetto bello dopo e quindi lì ti mangiavi le mani e basta perché non potevi fare le foto. Così come non potevi cambiare il rullino, ma questo vale anche ora col digitale, scusate, non potevi cambiare l'obiettivo non lo puoi cambiare. Quindi in realtà le compatte, per esempio, sott'acqua sono più versatili perché ti permettono di spaziare molto da soggetti piccoli a soggetti più grandi. Mentre con una reflex da quel punto di vista sei svantaggiato perché una volta che metti l'obiettivo prima di entrare in acqua non puoi cambiarlo. Ok. Che macchina usi per fotografare in acqua? Allora, sott'acqua ho sempre usato, vabbè, quando scattavo a pellicola usavo la Nikon OS 5 e poi ho usato per tanto tempo la Nikon D90, quindi una macchina abbastanza vecchia. Ormai con uno scafandro Isotta e poi in realtà a febbraio ho cambiato macchina fotografica subacquea, ho preso la D500
l'ho scafandrata sempre in una scafandra isotta e la settimana dopo è arrivato il lockdown, quindi non l'ho mai usata, è proprio intonsa. quindi non vedi l'ora di uscire per rinnovarla? Ci vorrà tempo per poterla usare sott'acqua, però prima o poi bisognerà pur farlo. Sì, certo. E poi ho visto, diciamo, le tantissime collaborazioni con la BBC Wildlife, Folk of the Wild, Ocean Geographic, ma soprattutto anche le collaborazioni che hai fatto con Linea Blu, ma soprattutto con Geo. Sì, le prime cose che hai citato sono articoli sì. Oppure foto singole, dipende un po' dai casi delle riviste, però in generale io quello che faccio è, avendo comunque molto a cuore gli animali che vado a fotografare, insomma, cerco di conoscerli il meglio possibile per quanto si possa, e quindi comunque, essendo anche laureato in scienze naturali, poi posso anche scrivere i testi degli articoli, dei libri, eccetera. E quindi normalmente quello che faccio è proporre o portare a termine una richiesta da parte della rivista, a seconda dei casi, e faccio sia il testo che le fotografie. E quindi sì, invece per quanto riguarda Linea Blu era un'apparizione spot, diciamo, era un'intervista che mi hanno fatto un po' di anni fa sulle fotografie subacquee, cavallucci marini, eccetera, nell'area marina protetta di Capocaccio Golabiana, quindi in Sardegna nord-occidentale. Mentre con Geo c'è una collaborazione da un po' di anni, sono consulente scientifico e quindi ho una serie di interventi che faccio ogni anno, anche se adesso purtroppo con questa situazione non posso andare a Roma in studio. E ogni volta parlo di un argomento diverso, quindi possono essere salamandre, ragni, serpenti, orsi, oppure argomenti trasversali come il disturbo alla fauna da parte dei droni, insomma, dipende dall'argomento. Comunque loro sono una redazione molto molto aperta e illuminata, che mi ha sempre permesso di parlare anche di animali meno conosciuti e meno popolari, diciamo. E i due conduttori poi sono bravissimi, appunto Sveva ed Emanuele, quindi io mi trovo molto bene a Geo. E tra l'altro, ecco, per quanto riguarda questa cosa degli animali e degli insetti particolari, avevo letto che nel 2007 poi ci farai vedere, ecco, qualcosa in merito, però avevo letto che nel 2007 hai, diciamo, scoperto una specie di ragno che ancora non si conosceva l'esistenza. Sì, allora lì rientra un po' nel circolo, tra virgolette, vizioso del conoscere quello che vai a fotografare, no? Perché se uno non sa niente di niente, ovviamente un ragno uguale a un altro, fa le foto e buonanotte. Ovviamente non si può sapere invece tutto di tutto, però comunque ci possono essere degli indizi, ci possono essere delle cose che uno conosce di più o di meno. E lì era un ragno che era abbastanza grosso, anche perché sarà 5 centimetri con le zampe, nero, peloso, un po' impressionante, ed è molto comune in Sardegna. E io mi sono accorto proprio che era lievemente diverso rispetto a quello che di simile aspetto era già noto per la Sardegna, per la stessa isola, e quindi poi insieme a due colleghi abbiamo analizzato questo ragno, di cui si trova facilmente degli individui, perché li trovi veramente anche attorno alle case, e poi confrontandolo con gli altri noti abbiamo capito che era una specie nuova, e quindi gli abbiamo dato anche un nome e abbiamo chiamato ragno nuragico in onore della civiltà nuragica in Sardegna. Però vabbè, lì è proprio una cosa di fortuna, anche perché è vero che abbiamo un sacco di cose da scoprire, però è semplicemente per il fatto che nessuno aveva mai fatto caso alle differenze di quel ragno, seppur comunissimo. Invece magari se vai in una grotta che non è mai stata esplorata, ti metti a guardare tutti gli animaletti che ci sono e qualcosa di nuovo lo trovi sicuramente. Capito. Interessante. Allora, ti condividi pure lo schermo, così tu ti vedi un po'. Ok, lo schermo lo vedete condiviso ora, quindi. Allora, aspetta, se lo metto visibile. Eccolo. Ok.
Non lo so, cosa, vabbè, non le facciamo tutte, però è un, diciamo che è un cappello da cui pescare fuori qualche immagine. Non so se vedi qualcosa che ti colpisce, che mi vuoi chiedere, oppure se pesco io a caso. Allora, andiamo a caso, però ecco, queste qui sono foto che fai, naturalmente fai delle pubblicazioni, fai delle mostre, fai tantissime cose, oltre naturalmente a, come si parlava anche prima, ai seminari che fai. Sì, beh, diciamo che le foto per me sono un mezzo, non sono un fine, per cui servono in realtà per fare divulgazione, per fare educazione ambientale, per fare sensibilizzazione su certi temi. Quindi in realtà ovviamente sono una persona che cura la parte di composizione, la parte di illuminazione, eccetera. Non è che faccio le foto a caso, perché basta avere la foto della tartaruga, per dire. Però in ogni caso credo che il fine ultimo nel mio lavoro non sia avere la foto e averla lì e stamparla grande, buonanotte, ma usarla per fare informazione. E quindi sì, le uso per pubblicare libri ogni tot anni, perché ovviamente non è che pubblichi un libro all'anno, per gli articoli delle riviste, per gli interventi appunto televisivi, per un sacco di cose. Faccio anche tante cose con le scuole, per esempio educazione ambientale con le scuole, perché ovviamente i bambini e i ragazzi sono il futuro della conservazione della natura, quindi andando a formare le nuove generazioni si possono avere magari dei danni minori per il futuro, nel caso dell'impatto delle attività umane. E quindi sì, ci sono diversi tipi di fotografie nel mio lavoro. Alcune riguardano l'ambiente subacqueo, come dicevamo all'inizio, sia in mare sia nei fiumi. Il mio penultimo libro era I tesori del fiume, ed era proprio tutto relativo agli ambienti di acqua dolce. Questa è la fotografia che stava in copertina praticamente, ed è un granchio di fiume che magari voi avete visto, perché in Toscana ce ne sono abbastanza di granchi nei fiumi e nei laghetti, negli stagni. E è un'immagine abbastanza impressionante, perché è di grandi dimensioni ed è un forte predatore, quindi questa rientra, diciamo, nell'ambito delle fotografie subacquee di acqua dolce, un po' come questa anche. Questo è un tritone che sta nuotando in superficie e si vedono tutti gli alberi dietro. Sono tutte fotografie sott'acqua. Questa parte qui di cielo che vedi fuori si chiama finestra di Snell, ed è proprio il riflesso, tra virgolette, di quello che sta al di fuori della superficie. Si vedono gli alberi e lui sembra che stia un po' volando, ma in realtà sta nuotando sott'acqua. Oppure anche luci un po' più drammatiche, no? Tipo questa è una fotografia di una testuggine palustre europea che sta camminando sul fondo di una pozza, c'erano degli alberi sullo sfondo fuori dall'acqua, il sole stava dietro, per cui i raggi di sole arrivavano un po' in mezzo alle fronde, e mentre le testuggini si muovevano sul fondo alzavano queste nubi di fango che davano l'idea di essere in una stanza con la polvere che vola. Sì, è un po' misteriosa. Sì, è un po' un vedo non vedo, diciamo, no? Un po' luci e ombre. Ovviamente poi anche fotografia subacquea in mare, quindi con animali a cui siamo un po' più abituati per la fotografia subacquea, perché l'ambiente dei fiumi è molto poco esplorato, è molto poco frequentato dai fotografi subacquei, mentre ovviamente la parte marina è quella preponderante nella foto sub. E quindi animali come il polpo, ad esempio, in questo caso, oppure questa è una seppia, questa è fotografata con una tecnica particolare, praticamente in luce mista, flash più torcia di notte, per cui fai un light painting sullo sfondo e la seppia che rimane in primo piano in ombra viene colpita solo dal colpo di flash, per cui risulta perfettamente immobile su uno sfondo invece mosso, acquerellato. Queste sono delle tecniche che rendono un po' più storiche le immagini rispetto a una foto documentativa della seppia e basta. Io faccio entrambi i tipi, non è che ce ne sia uno meglio dell'altro, però in certi contesti funziona meglio un approccio, in altri invece funziona meglio un altro. Cioè, questa non andrebbe bene per una guida agli animali del mare, perché ha uno sfondo che una persona che sfoglia una guida con un approccio scientifico magari non riesce a interpretare, mentre potrebbe andare bene in una mostra con questo pastellato qui, insomma. Dipende un po' dall'approccio che ha il lavoro in sé. Sì.
E poi, per esempio, faccio macrofotografia, come raccontavo prima che andassimo in onda, quindi fotografie di piccoli animali, insetti, ragni, questi invertebrati qui. E, anche qui vedete questo bruco che stava su questa foglia, fotografato con il bokeh dietro, quindi con gli spazi nella vegetazione che creano dei cerchi praticamente, che vanno a spezzare un po' la monotonia del verde dello sfondo. Ma altrimenti gli animali che mi piace molto fotografare sono rettili e anfibi, in particolare ho fotografato moltissimo i serpenti, per esempio. Questa è una vipera dal corno ed è fotografata con la tecnica della macro ambientata, quindi un obiettivo grandangolare che abbia una distanza minima di messa a fuoco ridotta, che ti permetta quindi di fotografare proprio un animale contestualizzato con una grande profondità di campo. E questo permette proprio di avere un soggetto ritratto nel suo ambiente naturale, con una serie di informazioni anche sullo sfondo, e quello che io provo a fare è avere delle linee di forza, come si vede nel cespuglio qui, e magari dei richiami cromatici, il rosso che contrasta col grigio, eccetera. Ovviamente quando si tratta di un animale velenoso così bisogna sapere come fare, perché se vai troppo vicino lui magari vede la macchina fotografica vicino, quindi se morde ti prende le mani. Quindi devi avere delle accortezze dal punto di vista del comportamento, sia per non disturbare troppo l'animale, sia ovviamente per non farti male, perché le vipere normalmente scappano o si fanno i fatti loro, però se vai vicino con la macchina fotografica, perlomeno così vicino, magari loro fanno qualche scatto in avanti. A e che poi, distanza sei? Beh, sarà una spanna, una cosa del genere. E vedo un commento che Roberto che chiede con che macchine lavora. Allora, prima abbiamo detto l'attrezzatura subacquea, che è stata inizialmente Nikonos 5, quindi diapositive e basta, per rullino e basta. Poi ho lavorato per tanti anni, quindi tutte le foto subacquee che trovate sul mio sito, eccetera, sono fatte con la Nikon D90, che è una macchina abbastanza vecchia. E poi dicevo che poco prima del lockdown avevo appena comprato la D500 per poter fare altri lavori subacquei, ma ovviamente poi non l'ho mai usata. Mentre fuori dall'acqua ho usato una Konica inizialmente, poi ho usato una Nikon F70, una Nikon F100, poi la D700, e poi si è rotto l'esposimetro dopo tantissimi anni della D700 e ho preso l'850 per lavorare gli ultimi anni. Non sono uno che continua a cambiare attrezzature o che continua a cambiare macchine fotografiche, obiettivi, eccetera, ma li uso finché non si distruggono. Perché credo appunto che la macchina fotografica pure sia un mezzo per ottenere la fotografia e non sia una corsa all'ultimo modello, eccetera, anche perché dipende un po' da quello che devi fare, però adesso in generale le macchine fotografiche hanno raggiunto un livello di qualità tale rispetto a quello che c'era per esempio nelle compatte a pellicola, che veramente qualunque macchina peschi fuori puoi fare dei lavori assolutamente dignitosi. Credo che nessuno debba stampare sempre fotografie sulle facciate dei grattacieli, quindi anche questa corsa ai megapixel la trovo un po' fuorviante rispetto a quello che dovrebbe essere lo scopo per me della fotografia. Una particolarità che avevo visto, che insomma mi piace anche, tipo i miei complimenti, è il fatto anche che ti fai molta fotografia ambientata, quindi cerchi di ambientare nel suo habitat gli animali. E questo è bello anche perché vedevo in quella foto ci sono dei bellissimi colori che si abbinano molto bene anche nella composizione dell'immagine. Grazie. Sì, allora dipende. Anche qui non è che la fotografia ambientata sia per forza meglio rispetto alla fotografia di ritratto degli animali. Allora, tutte le foto che vedete sulla schermata qua, che vedete sul mio sito, eccetera, del mio lavoro, sono tutti animali in libertà, quindi non sono fotografie in aree faunistiche, recinti, zoo, eccetera, e sono tutte scattate in Italia. Quindi sono tutti animali che si possono incontrare sulle nostre montagne o lungo le nostre coste. E, diciamo che se posso preferisco fare delle ambientate, perché è vero, in alcuni casi i ritratti hanno un forte impatto dal punto di vista proprio dell'osservatore. Questo è un gatto selvatico, un animale veramente difficile da vedere, da fotografare anche così,
Quindi, vabbè, in questo caso ho fatto il ritratto, ovviamente ha un pochino di cespuglio attorno, però è un ritratto, così come questo, per esempio, il muflone, che è la copertina del mio ultimo libro, Paesaggi Bestiali. E il muflone qua è ritratto però di spalle, quindi è una foto molto ravvicinata, ma il muflone è fermo di spalle, quindi qui ho giocato di più sulla simmetria, su quello che è l'asse mediano dell'immagine, con la specularità delle due corna, delle orecchie e poi la neve, che rende tutto un po' grafico. Però in realtà quello che preferisco, come dicevi tu, è fare delle fotografie ambientate, cioè delle fotografie in cui gli animali siano contestualizzati, venga mostrato anche l'ambiente. Questo sì, per vari motivi. Innanzitutto perché sei più lontano, quindi loro magari si fanno i fatti loro, sono più tranquilli, anche non li disturbi, eccetera. E poi l'altra cosa è che sono un po' più narrative, cioè tendono a mostrare di più il rapporto tra il soggetto e il contesto in cui è ritratto. E questo dal punto di vista anche ecologico è un messaggio di conservazione un po' più trasversale, perché alle mie conferenze, io quando si poteva facevo veramente tantissime conferenze, quasi ogni weekend tra workshop, conferenze eccetera, ne facevo un sacco. E lì racconto sia un po' della tecnica fotografica, ma anche e soprattutto degli animali, degli aneddoti di backstage, delle storie. E quando facevo vedere, per esempio, le foto di un muso di cervo, per dire, poi le persone ti dicono: beh, che bello il cervo, proteggiamolo, per dire, sto inventandolo. Però quando fai vedere questa foto, le persone ti dicono: bah, che posto fichissimo quello, proteggiamo quel posto lì. Poi ci passeranno dentro i cervi, ci passeranno i lupi, gli orsi, le volpi o quello che è. Insomma, è un messaggio di conservazione un po' più trasversale e più esteso, più sistemico. Anche se ovviamente non è sempre facile fare delle immagini ambientate, ed è un po' più semplice invece fare dei ritratti, paradossalmente. Marco, scusa, Vincenzo. Ciao. Senti, no, una foto che ti è valso il primo premio al Wildlife è l'orso marsicano in contesto risueto. Questa. Ce la puoi raccontare? Sì. Allora, questa piacerebbe sapere anche le motivazioni della giuria che ha giudicato la foto. Sì, beh, io non so le motivazioni della giuria, perché non vengono rese pubbliche. Forse c'erano due righe sulla rivista della BBC quando hanno premiato, ma sinceramente non me le ricordo. Allora, questa è una fotografia che io ho fatto un po' di anni fa, ed è una fotografia di orso marsicano. L'orso marsicano è una sottospecie di orso bruno che è presente ormai solo in Appennino centrale, quindi nella zona del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise più o meno, e poche aree protette limitrofe. E è una sottospecie a grave rischio estinzione, perché ne rimangono tra 50 e 60, quindi ci sono quelli e non ce ne sono altri in tutto il mondo. E questa è una fotografia che io ho fatto una sera, in cui in realtà non ero in giro a fare foto, ma stavo andando a trovare un amico, e praticamente ho visto che c'era l'orso dentro questo recinto che stava per scavalcare per tornare verso il bosco, perché ci sono alcuni orsi marsicani, sono pochi in realtà, sono 6 o 7, che ogni tanto vanno all'interno dei paesi per mangiare le mele o le pere che ci sono negli orti, nei giardini, eccetera. E quindi io ero in macchina, allora ho accostato per non stare in mezzo alla strada, ho spento la macchina, ho spento i fari, e ora che l'orso ha scavalcato, praticamente ho avuto il tempo proprio di tirare fuori la macchina fotografica dallo zaino che era sul sedile, montare l'obiettivo, fare anche la prova di inquadratura, e poi l'orso ha attraversato. Però nel momento in cui stava attraversando, lui non si è neanche accorto di me, perché era una macchina parcheggiata, in buona sostanza, però cammina abbastanza velocemente, perché il passo dell'orso non è un passo lento di per sé, anche quando è rilassato. E quindi ho una raffica di scatti attraverso il parabrezza della macchina, quindi non sono sceso, ma questa è fatta attraverso il vetro frontale, e ho una raffica di scatti, sono 6 o 7 mi sembra, però sono tutti mosti tranne due. Uno è questo, e l'altro invece è l'orso che è imballato col murales, quindi è una foto che non funziona, perché i due elementi cardine dell'immagine sono sovrapposti. E beh, questa è una fotografia, non so, vale interpretazione. Innanzitutto è un animale grosso, carnivoro, in centro urbano, quindi comunque colpisce un po' l'immaginario collettivo, anche se l'orso marsicano è un animale assolutamente mansueto, però è comunque un orso.
La seconda cosa è che ovviamente non ho usato flash, non ho usato torcia né niente, quindi sembra proprio un'ombra nella notte. E poi ci sono tanti indizi che parlano di natura anche nella parte urbana, perché qui c'è un tabellone dietro l'orso con un lupo e una lince, ed è un tabellone che parla di ecoturismo, quindi un rapporto tra l'uomo e la natura, per cui tu, che ne so, paghi la guida e vieni portato in montagna a vedere gli animali. E poi c'è questo murales, questa è Rihanna, quindi è una, è la cantante praticamente, e questo è un copricapo indiano. La persona che ha fatto il murales mi ha detto che questa è la testa di un lupo e questa è la testa di un'aquila, e mi ha detto che questo è il rapporto tra l'uomo e la natura. Quindi ovviamente è una foto in cui ci sono diversi richiami alla stessa cosa, di cui uno in carne ed ossa e altri simbolici e figurativi, quindi penso che sia questo. Poi dal punto di vista della qualità del file è una foto a ISO altissimi, perché altrimenti sarebbero veramente tutte mosse, e quindi ovviamente la qualità del file un po' ne risente, però sappiamo che la qualità del file, indipendentemente dalla mia foto, può piacere o non piacere, però ci sono tantissime grandi foto che sono curate, sono rumorose, eccetera. Non è quello sicuramente che fa la narrazione dell'immagine. No, comunque, complimenti per l'immagine, ed è un'immagine molto attuale di questi tempi, se ne vede di queste scene anche nelle nostre città. Sì, beh, poi c'è questa, allora, si vedono varie scene, sì, in realtà è decenni che si vedono queste scene, a parte l'orso marsicano, che è appunto un fenomeno che vi raccontavo essere legato a questa frutta che sta negli orti, però in generale questi video che si vedono, queste foto che si vedono recentemente proprio di animali in città, in alcuni casi sono riciclate, cioè sono cose vecchie che vengono ripescate fuori. Voi siete in Toscana, ho presente un video, per esempio, di Tasso che corre in centro a Firenze, fatto di notte, e quel video lì è di 5 anni fa, per esempio, quindi è stato tutto ripescato fuori adesso, per dire, gli animali per il lockdown escono in città perché non c'è disturbo. In realtà quel Tasso lì era di 5 anni fa, i tassi probabilmente ci sono da tantissimi anni dentro Firenze. E in altri casi invece può essere che comunque l'allentamento del disturbo possa favorire spostamenti maggiori o orari più ampi di movimento anche per gli animali notturni, che si vedono magari anche di giorno. Tieni conto che comunque siamo tutti in casa, siamo tutti sui balconi, e qualunque cosa ci sia di natura, noi siamo estremamente affamati di natura, e quindi ogni post sulla natura in città diventa immediatamente virale adesso, e ovviamente ci sono anche i falsi e le bufale, proprio perché c'è la ricerca dell'appagamento dei like sui social. Infatti è proprio diciamo questo, che la realtà, che ora la natura si sta un po' ribellando, però effettivamente c'è tantissime fake news a giro. Infatti tempo fa c'era un post di cervi a Torre del Lago, che è, diciamo, nella zona di Viareggio, sì. E anche quella dicevano, la smentivano, perché erano immagini datate, ecco. Ma poi quelli erano addirittura cervi giapponesi, quelli erano, se ricordo bene, se sono le stesse foto che ho visto io, praticamente erano dei cervi giapponesi che sono nel parco di Nara, dove sono assolutamente confidenti, cioè i turisti proprio comprano apposta dei crackers per dare da mangiare a questi cervi, che ovviamente poi è un problema per altri punti di vista. E adesso invece quei cervi hanno sì delle problematiche, perché non essendoci il turismo vanno in giro per la città e non sono più concentrati solo nel parco cittadino. Però la cosa divertente è che lì, proprio in alcune foto che giravano attribuite alla Toscana, c'erano i cartelli in giapponese. Allora c'era Alessio che mi chiedeva dove si trovano, diciamo, i tuoi libri fotografici e le pubblicazioni. Grazie. Allora, dunque, i tre principali sono Paludi e Squame, che ho fatto nel 2014, ed era tutto sui rettili e gli anfibi in Italia, però quello è esaurito. Ogni tanto qualcuno mi scrive e mi dice dove lo posso trovare, eccetera. È possibile che su qualche sito di usato, oppure su qualche piattaforma tipo Amazon, eccetera, ogni tanto torni fuori qualche copia, però che io sappia è proprio sparito. Così come I Tesori del Fiume è un libro che ho fatto invece nel 2016, ed è tutto sull'ambiente dei fiumi, dei laghi e la biodiversità delle acque dolci. Lì c'erano anche tanti scatti dalla Toscana, tra l'altro.
E anche quello è ufficialmente esaurito, però è un po' più probabile che si trovi qualche rimasuglio di magazzino da qualche parte. E invece l'ultimo, che è Paesaggi Bestiali, che in copertina ha quel muflone lì di spalle nella neve, e questo parla del rapporto tra gli animali e il paesaggio, quindi sono tutte immagini ambientate, contestualizzate, un po' come questa, insomma, con l'animaletto piccolo e tanto contesto attorno, perché poi c'è anche, ci sono anche sempre dei testi che raccontano delle storie di campo e raccontano anche dei dati scientifici, insomma, con una narrazione divulgativa. E questo invece è appena uscito, perché è uscito dicembre scorso, nel 2019, e si può ancora trovare in libreria, ma adesso in libreria non si può andare. Io ho delle copie, ma non le posso spedire. E potete scrivere all'editore, che è Publinova Negri, quindi info@publinovanegri.it, e lui dal magazzino col corriere può far partire le copie anche adesso, e quindi può spedirvelo a casa direttamente. Ok. Poi per il sito, ora metto il tuo sito, che è questo, correggimi se sbaglio, e il profilo Facebook, che è Marco Colombo Wildlife Photography. Esatto, Marco Colombo naturalista e fotografo, si chiama la pagina, e lì posto varie cose di attualità sulla natura, sulla fotografia, sulle tecniche fotografiche, su scoperte nuove scientifiche. Poi adesso sto facendo delle dirette ogni giorno alle 17, in cui parlo di un libro di natura e lo illustro facendo vedere delle pagine, raccontando delle cose, e poi anche gli eventi futuri, insomma, ci sono proprio, metto le locandine. Adesso sto facendo tutto online, perché, come immaginerete, tutti i workshop che avevo in programma da qua, cioè da febbraio a luglio, le mostre, le conferenze, eccetera, sono tutti saltati, e quindi sto facendo dei corsi online, sia di tecniche fotografiche di vario tipo, macro, subacquea, eccetera, sia di conoscenza della natura. Abbiamo fatto settimana scorsa la biologia del lupo appenninico, questa settimana stiamo facendo rettili attivi, quindi erpetologia. Settimana prossima ci sarà biologia marina mediterranea, quindi si va sott'acqua, e la settimana dopo biologia dell'orso bruno. Sono seminari da 6 ore divisi in 2 mattinate, e per cui si può seguirli su Zoom da casa, insomma, comodamente. E come c'è un contesto un po' più difficile rispetto ad altri per fare fotografia naturalistica, ovvero qual è il contesto che ti ha, l'ambiente che ti ha un po' creato qualche difficoltà rispetto ad altri? Ma ognuno ha la sua difficoltà, o nel trovare gli animali, o nel riuscire a fotografarli come si vuole, eccetera. Però secondo me, dal punto di vista proprio ambientale, come rischi, il peggiore è il fiume, sicuramente, perché in ambiente fluviale si possono trovare degli animali stupendi anche in Italia. Questa è una mutazione blu del gambero di fiume nostrano, è una mutazione molto rara, una mutazione genetica, e questa non è roba di Photoshop, nel senso che io faccio solo preparazione base del file, quindi luminosità, contrasto, eventualmente ritaglio appena appena, non sono neanche capace di modificarlo più di tanto. E lui dal vivo pure era così, cioè sembrava veramente di avere un giocattolino lì davanti, non perché lui non sia un essere vivente, ma proprio sembrava di plastica, cioè sembrava una cosa finta, no? E quindi nei fiumi si possono vedere delle cose bellissime, però varie immersioni che ho fatto nei fiumi erano parecchio rischiose, semplicemente perché è un ambiente così, c'è corrente forte, spesso l'acqua è molto fredda, perché se vai in estate sono torbidi, quindi devi andare per forza in inverno, e in inverno ovviamente l'acqua è più fredda, e quindi hai dei rischi da quel punto di vista. Poi ci sono ami abbandonati, lente, mi è capitato di trovare bombe a mano, quindi in realtà il fiume è stato veramente l'ambiente più difficile, tant'è che quando poi ho chiuso il lavoro sul libro, proprio I tesori del fiume, non ho più fatto immersioni in ambiente fluviale. Ho fatto delle foto subacquee, per esempio questa è successiva alla pubblicazione del libro, però qui sono in acqua molto bassa, quindi sono solo con la maschera e le pinne in un torrente con mezzo metro, un metro d'acqua, e non è pericoloso. Però in fiumi più grossi ci sono dei rischi più elevati. E come location te sei prevalentemente in Italia o anche all'estero?
È solo Italia, io fotografo solo in Italia praticamente perché credo che sia anche bello valorizzare quello che abbiamo qui e far vedere quante cose belle ci siano da proteggere e da conservare anche qui e anche da fotografare per chi è appassionato di fotografia. E poi ho fatto qualcosa al di là del confine Ligure, lì in Provenza, in Costa Azzurra, ho fatto qualcosa in Svizzera, in Canton Ticino, ho fatto qualcosa in Slovenia. Però il 99% del mio lavoro è in Italia, tanto che comunque ho talmente tante cose ancora che non ho mai visto, tante zone che non ho mai visitato, insomma è impossibile dire ho visto tutto, anche in posti dove io vado da sempre, vado da quando ero piccolo a fare le foto lì, e ogni volta che ci vado mi capita di vedere una situazione diversa o qualcosa che non avevo mai visto. Ok, e proprio in merito a questo qui apro la domanda di Stefania che appunto mi diceva rispetto a quello che ci ha raccontato Francesca Dani che era la persona che aveva portato diciamo il progetto su Chernobyl, vorrei sapere se hai mai avuto interesse fotografico e scientifico soprattutto per fotografare la fauna intorno a Chernobyl che si è adattata alle radiazioni. Allora, grazie Stefania per la domanda. Ovviamente ho seguito bene la vicenda dal punto di vista scientifico, nel senso che io fotografo solo in Italia, però mi piacciono tutti gli animali del mondo e tutte le piante e tutto, quindi mi documento e leggo tantissimo. Questa è una cosa, leggo libri, sono un accumulatore seriale, un divoratore di libri, quindi in italiano, in inglese, e poi quando si parla di baccherozzi, di animali, eccetera, capisco lo scritto anche del francese e dello spagnolo, anche se non li ho studiati, se si parla di animali lo capisco abbastanza. E poi tantissime pubblicazioni scientifiche, paper, eccetera. E quindi anche la cosa di Chernobyl mi ha interessato molto e l'ho seguita. Sarebbe interessante fare delle foto, sì, però penso che lì probabilmente sarebbe da lavorare di più con le fototrappole, per riuscire a fotografare proprio gli animali nei contesti dei ruderi. Cioè, se tu fai un appostamento, per esempio, ti metti appostato, a parte che lì ci sono le radiazioni, eccetera, però se tu andassi in un prato lì a Chernobyl e facessi un appostamento, magari fotografi sì il lupo, magari fotografi gli animali che gravitano lì attorno, però lo fai comunque in un contesto che sembra naturale. Invece riuscire a fotografare gli animali dentro gli edifici potrebbe essere più interessante, tant'è che ci sono foto di una volpe, per esempio, che cammina sulle maschere antigas fatta lì, ed è una serie di immagini molto interessanti, assolutamente. Poi vedo un'altra domanda. Sì. Sempre di Spagna, che dice quali sono i requisiti per partecipare ai workshop. Non ci sono prerequisiti, nel senso che quando io avevo la possibilità di fare i workshop in giro sul campo, potevano essere di un giorno, quelli più vicini a casa mia, quindi potevano essere macro sulle orchidee, oppure macro sugli insetti invertebrati in generale, oppure poteva essere fotografie di paesaggio, fotografia notturna. Altri invece erano di più giorni, quindi, non lo so, Parco Nazionale d'Abruzzo per vedere i cervi, magari con un po' di fortuna i lupi, gli orsi, però non è che ci siano dei prerequisiti dal punto di vista delle preparazioni, perché comunque i numeri non sono mai molto grandi, quindi io faccio, normalmente se si va a fare della macro, per esempio, ognuno porta l'attrezzatura che ha e poi si usa quello che si ha cercando di ottimizzare la propria attrezzatura. Poi io quando facevo i workshop appunto mandavo sempre un PDF con scritto il programma dettagliato e quindi anche l'attrezzatura eventualmente consigliata, però dal punto di vista delle competenze e della preparazione non ci sono prerequisiti. E poi ne vedo un altro che è Stefano che chiede se conosco Stefano Untertiner e se abbiamo mai lavorato insieme. E io conosco Stefano, lo conosco, sì, e lo conosco bene, e lui adesso è alle Svalbard per il suo progetto sulla famiglia dell'Artico, però non abbiamo mai lavorato insieme. Io ammiro molto il suo lavoro, lui è molto bravo, è proprio del National Geographic, fa delle cose bellissime, ho tutti i suoi libri, direi, e quindi sì, lo conosco assolutamente. Poi Alessandro dice grande fotografo subacqueo, grazie Alessandro, anche tu sei un bravo fotografo subacqueo. È un altro fotografo, sì, subacqueo. Lui abbiamo avuto il piacere di averlo in una delle ultime serate prima del lockdown. Sì. Sì, sì, sì. Bene. E poi non vedo altre domande, non ne vedo altre, ma perché non vedere bene il feed. Marco, forse farà piacere a tutti di sfogliare le foto che ci fai vedere nelle diapositive così piccole, vorremmo vederle un po' più in grande in modo da
Quelle che ho raccontato, che ho fatto vedere, le ho ingrandite sempre, per cui in realtà si sono viste. Se volete che ne racconti qualcun'altra, me lo potete dire e io la apro, altrimenti farle vedere così scorrendole, secondo me si perde un po', perché dovrei dire due parole su ognuna. Quindi magari se vi interessa qualcun'altra in particolare, la apro e ve la racconto. Allora, a me è piaciuta molto quella della seppia con il light punting. Questa però prima. Sì. Però mi incuriosisce anche quella che è quella sopra al che avevi fatto vedere prima. Quella con lo sfondo arancione, che mi sembra sia un serpente. Questa, sì. Questo è un serpente, una vipera. In particolare è un marasso questo, e praticamente il marasso è una vipera che è presente sulle Alpi centro-orientali e può essere sia di colorazione grigia, marrone, insomma normale con lo zigzag nero, oppure può essere completamente nero, e questo è uno di quegli individui che io ho fotografato in Friuli, ed è fotografato sul fondo praticamente in mezzo alla lettiera di foglie sotto a un albero che era abbastanza isolato in mezzo a un pascolo in realtà. E a me piaceva qui il richiamo cromatico tra l'occhio, quello che potete vedere proprio qui con la tipica pupilla verticale, e le foglie arancioni che c'erano attorno. E vedete che è fotografato in un contesto di cielo un po' nuvoloso, per cui si vede anche un po' nel riflesso dell'occhio, e questo cielo nuvoloso va a creare un po' di riflesso proprio di luce, di ombre sulle squame che ci sono qui, mentre il primo piano è illuminato con dei flash macro, quindi dei piccoli flash wireless attaccati davanti all'obiettivo macro, che ti permettono di avere un'illuminazione omogenea anche se sei virtualmente in controluce, perché il sole era lievemente dietro. Uh-huh. Ma ora mi ricollego alla domanda che mi aveva fatto Stefano, che aveva chiesto, te fai uso di fototrappole anche per scattare queste fotografie? No, io non ho mai usato fototrappole, e quello è secondo me il modo migliore per fotografare a Chernobyl gli animali in maniera narrativa, cioè all'interno degli edifici, eccetera. E, di solito le fototrappole reflex vanno costruite, o ti affidi a un'azienda che te la costruisce, o a qualche amico che te la costruisce, oppure la devi fare tu, non le vendono già pronte. Invece per quanto riguarda fototrappole compatte, quindi che facciano già foto di per sé, quindi che siano delle scatolette in cui tu metti solo la memory e lei fa tutto, la qualità ovviamente è molto più bassa, però non devi assemblarle, cioè le compri già così. Di solito si usano per fare dei video, non delle fotografie, perché la qualità è veramente bassa. Sono quelle che vengono utilizzate per fare monitoraggio degli animali dal punto di vista scientifico. Anche lì ovviamente c'è tutta una regolamentazione, quindi non è che uno può mettere dappertutto. Per esempio nei parchi serve l'autorizzazione per poterle mettere, e Stefano, visto che chiede anche come funzionano, semplicemente ci sono degli sensori che rilevano il passaggio degli animali davanti alla fotocamera, e quindi quando l'animale passa davanti la macchina fotografica scatta da sola senza che tu debba essere lì a schiacciare. Quindi tu fai l'inquadratura prima, la metti magari in un posto dove sai che potrebbe passare l'animale, sul sentierino, sul passaggio. Ovviamente non la metti sulla tana, non la metti in posti dove va a disturbare, e a quel punto poi quando l'animale passa magari di notte si fa la foto da solo, un po' come se fosse un autovelox. Sì. Ok, e l'importante, ecco, una cosa che viene detta sempre, è il rapporto con la natura, cioè di rispettare sempre la natura degli animali. Sì, beh, sicuramente bisogna mettere la salute, diciamo il benessere del soggetto prima di qualunque fotografia. Quindi pensa ad esempio agli uccelli, no? Questo per esempio questa è una fotografia di gufo, questo è un gufo comune, fotografato su un albero alla fine dell'autunno, l'albero è già tutto giallo praticamente, non aveva ancora perso le foglie, e lui era lì sull'albero, e anche qui ho deciso di fare una fotografia ambientata, quindi un'immagine contestualizzata per mostrare la bellezza dell'albero su cui stava e far vedere ovviamente anche il gufo, che è ben riconoscibile.
Quello che però bisogna tenere presente, in questo caso non era un nido ovviamente, siamo in autunno, che qualora si trovasse un nido eccetera c'è una regolamentazione anche lì, e soprattutto non bisogna far sì per esempio che l'animale perda le uova o perda i pulcini, perché viene troppo disturbato dal fotografo che sta sempre lì tutti i giorni a fotografare, mette i flash, mette la macchina vicino e così via, perché si crea veramente uno stress nei confronti dell'animale. E anche magari mettere una fotografia georeferenziata, quindi postare sui social un'immagine con le coordinate geografiche esatte, siccome non ti permette di avere un filtro sulle persone che leggono quell'informazione, non sai che intenzioni possono avere, e quindi alla fine può essere che tu vada a ledere quel soggetto semplicemente postando una foto. È una cosa che in Africa funziona molto per i rinoceronti, per esempio, ed è un problema grosso adesso. Sinceramente io, ma penso anche tanti altri, non ci avevamo mai pensato a questa cosa, però effettivamente è vero, perché uno con la geolocalizzazione si va a cercare la foto già fatta, un po' come se una persona raccoglie funghi ti dice dove va a raccoglierli, ecco. Esatto, sì, non è una questione di gelosia, è solo una questione di conservazione, tant'è che appunto per le specie comuni non c'è problema. Se non è una situazione delicata, tipo appunto il nido, eccetera, in realtà tu fotografi un gufo su un albero e buonanotte, cioè puoi anche dire dove l'hai fotografato. Però se invece è il nido del gufo reale, per dire, quello sì che è un problema, perché in quel caso ovviamente il disturbo potrebbe vanificare la nidificazione, ed è una specie di interesse conservazionistico, e quindi ovviamente, ma anche se fosse una specie comune, vanificare la riproduzione di un animale per fare le foto non ha senso. Ok. E come mi chiedeva Alessio, hai collaborato anche con la rivista Oasis e con Christian Patrick Ricci? No, con Oasis non ho mai collaborato. Conosco Christian, nel senso che ci eravamo scritti qualche anno fa, però non ci siamo mai visti. E Oasis no, non ho mai collaborato. Ok. E mi fai vedere anche la foto che è sopra all'orso marsicano? Questa, esatto, questa qui è una fotografia di ninfee che io ho fatto in un lago in provincia di Varese, ed è una fotografia senza animali, non è fotografo solo animali, anche le piante, i paesaggi eccetera, però questa mi aveva colpito, questa scena, proprio per le linee, le curve che danno l'idea di precipitare, che fanno queste linee di forza sinuose che portano l'occhio verso l'angolo di sinistra, che è la parte più chiara, che comunque attira di più la nostra attenzione, che sono le foglie, perché le ninfee hanno delle foglie a mezz'acqua e delle foglie in superficie, che sono quelle che noi vediamo da fuori. E quindi queste sono le foglie a mezz'acqua, e poi questi feduncoli praticamente portano alle foglie che galleggiano. E nuotando con la maschera delle pinne in questo lago, appunto con l'acqua torbida perché è già estate praticamente, e mi piaceva proprio lo sfondo verde tipo acqua e menta con queste linee grafiche che facevano tutte le diagonali a raggiera, portavano verso il soggetto. Sembra quasi un abisso, invece poi mi immagino che sia un metro d'acqua. Eh sì, io ero in superficie, è fatta col fisheye, quindi ti direi che è un metro, sì. Sì, sono spesso le foto che faccio, veramente non c'è bisogno di andare tanto sotto, anche in mare. Io sono abilitato ad andare fino a 42 metri, quindi sono istruttore subacqueo, insomma in immersione ricreativa posso andare fino a 42 metri, però moltissime foto le faccio nei primi 2 o 3 metri d'acqua, perché si trova un sacco di roba già lì. Sì, ma infatti la parte, diciamo, che mi incuriosisce anche di queste foto qui che vedo, che sono bellissime, è questa particolarità qui, che cioè, ti fanno aprire un mondo, cioè ti fanno anche questa qui che ha dei colori bellissimi. Sì, questa per esempio è fatta in un metro d'acqua di notte, al mare ovviamente, questa è una polpessa, e questa si gioca banalmente sulla distorsione del fisheye, per cui sembra un kraken che sta tenendo il sasso, insomma è sul sasso, sta per spostarsi, e la polpessa ha dei colori bellissimi, ma sott'acqua spessissimo è anche la bellezza dei soggetti a fare un po', perché sott'acqua
dal punto di vista creativo ci sono delle limitazioni forti, perché purtroppo è difficile già fare un controluce, è difficile spostare la fonte luminosa dietro al soggetto perché si alza la sospensione, è difficile fare dei mossi perché non hai abbastanza luce ambiente, quindi veramente non è facile riuscire a fare delle foto veramente creative sott'acqua, ma invece fuori ci sono meno limitazioni tecnologiche sicuramente. C'hai anche i complimenti da Sonia, che ti fa i complimenti proprio per l'idea della foto ambientata, che diciamo incuriosisce e colpisce, è una cosa anche molto, molto nuova da questo punto di vista. Poi, insomma, spiegata da te è un onore, ecco. Grazie a voi, figuriamoci, grazie anche a Sonia per i complimenti. Questa è Olupo, è un'ambientata in cui non c'è, è un'ambientata minimal, diciamo, perché c'è solo la neve su cui sta correndo, non ci sono riferimenti spazio-temporali. È un lupo che sta correndo perché c'era un cane dalla guardiania più a sinistra, quindi c'era un maremmano praticamente più a sinistra, e lui ha provato a andare verso il recinto e il maremmano si è messo ad abbaiare, è corso fuori, e il lupo che si è messo poi a correre sulla neve, corricchiare, non è che scappava più di tanto, però si è spostato, e quindi io che ero abbastanza lontano, perché questa è fatta con i 600 mm ed è lievemente ritagliata, ho fotografato il lupo proprio che correva parallelo a me, e in questo modo sono riuscito a estrapolarlo praticamente dal contesto per fotografarlo sulla neve. Se fosse stato sull'erba probabilmente avrei cestinato l'immagine. Sì, infatti l'effetto anche dello sfondo bianco rende molto, effettivamente. Poi vedo che ci sono 14 commenti, ma non riesco a vederli tutti, quindi non so se ci sono altre domande. No, sono quelle... Ah, ok, l'ultima è Sonia. Sì, l'ultima è Sonia, sì. Ok, allora li abbiamo visti tutti. Sì. Marco, l'ultima della terza riga. Allora, 1, 2, 3, questa. Sì. Queste sono sempre ninfee, però sono fatte in inverno, quando praticamente ghiaccia, le foglie delle ninfee della stagione precedente rimangono completamente inglobate nel ghiaccio, e questo crea delle composizioni assolutamente casuali, però possono essere interessanti, alcune sembrano fatte apposta, no? E quindi mi è capitato varie volte di andare su questo laghetto, questa torbiera però vicino a casa, dove addirittura si può anche pattinare volendo, perché veramente lo strato di ghiaccio è molto molto spesso negli inverni freddi, e quindi trovi tutte queste foglie di ninfea che fanno queste composizioni dovute al freddo e alla morsa del gelo, e in questo caso mi aveva colpito come fossero intrecciate perfettamente, sembra fatto apposta, ma in realtà era assolutamente naturale, anche perché non puoi spostare le foglie, sono proprio dentro la lastra. E siccome sembrava una lavagna con tutti i segni del gessetto, insomma, mi aveva colpito per l'aspetto grafico. Sì, è un po' Clint, l'abbraccio, il bacio di Clint. Grazie, magari. Magari. Infatti non si capiva da piccolina plantera, non si vedeva cosa fosse. Sì, sono due foglie di ninfea. Sì. Poi non tutti gli anni appunto si possono vedere, perché purtroppo non sempre fa così freddo da ghiacciare. Questo negli ultimi anni è un problema. Irene dice, l'ultima foto della quarta riga. Questa. Questa è una fotografia che io ho fatto un po' di anni fa, mentre stavo praticamente tornando da un appostamento in cui non ho visto quasi niente, ed ero sulla riva di un lago, la strada passava in riva al lago, era sotto Natale e c'erano delle luminarie orrende appese agli alberi, però facevano dei riflessi molto belli nell'acqua, e quindi mi sono fermato e ho detto vediamo se c'è qualche animale da fotografare con questi riflessi, e c'erano le classiche anatre, i classici germani che c'erano dappertutto, e quindi ho fatto questa immagine con un tempo lievemente lento per cercare di beccare i germani su questo sfondo così un po' pastellato, con i colori più illuminanti, e qua potete vedere come ci siano i tre germani che sono mossi, però non sono troppo mossi da non essere identificabili, cioè comunque sa come si capisce che sono di anatre. Invece questa scia qui che va a interrompere la ripetizione coronare dei colori
è un altro germano che invece durante il tempo lungo si è proprio spostato e ha fatto questo alone scuro, questa scia. Infatti ti faceva complimenti Irene e ti diceva che sembra la notte stellata sul rotano di Van Gogh. Grazie Irene, grazie mille. Io non aspiro a tanto ovviamente, però grazie. E Stefania dice, hai mai fotografato il ginkgo biloba? È vero che è l'essere vivente più antico del pianeta, io adoro questo albero. Allora, il ginkgo biloba l'ho fotografato così per passatempo, perché non è una pianta autoctona, nel senso che lo trovi nei giardini, lo trovi in città così. È una pianta che io amo tantissimo, le foglie sono molto belle, poi quando diventa tutto giallo è pazzesco. E in realtà ha una storia particolare, praticamente si pensava che fosse estinto, ma poi i monaci praticamente della zona della Cina in cui il ginkgo biloba era presente avevano mantenuto alcune piante, e poi è stata trovata anche un'area proprio di foresta con il ginkgo biloba, e si pensa che quella fosse addirittura originaria, quindi che comunque non si sia mai estinto del tutto, ma in alcune zone fosse solo passato inosservato. Poi la pianta può vivere parecchio, però non vive tantissimo, e quindi ovviamente, cioè, quando si dice di un organismo molto antico si parla della specie in generale, e sì, è una specie antica, così come però tantissime altre specie che noi abbiamo in giro sono veramente state trovate allo stato fossile milioni di anni fa. Pensate solo in Toscana, voi siete pieni di fossili quando andate a camminare nei campi, ci sono i denti di squalo bianco, risalgono a 5-6 milioni di anni fa, e lo squalo bianco c'è ancora adesso, quindi comunque animali tra virgolette antichi bazzicano ancora in giro, e piante pure. Andiamo sull'ultimo e poi ti lascio. Ok, quale? Allora vai, scegli te, Vincenzo. Bella. Posso sceglierne una io, Marco? Io le vedrei tutte, però scegli. Facciamo una lotteria. Voglio vedere quella con i piedi del gabbiano. Questa, sì. Questa è una fotografia che ho fatto, ormai sarà stato il 2009, una cosa del genere, quindi è passato parecchio, parecchio tempo. Forse era il primo anno in cui facevo fotografia digitale. E questo era un gabbiano che stava su una scogliera in Sardegna, e io ho cominciato a fotografarlo col teleobiettivo, perché ero andato in realtà per fare paesaggio. Poi ho visto il gabbiano, ho montato il teleobiettivo. Stavo fotografando il gabbiano, poi lui non scappava, e a un certo punto ho messo il grandangolo, ho fatto delle foto del gabbiano intero con la scogliera dietro, e poi ne ho fatta una, in realtà è una sequenza, ma ne è venuta solo una, perché le altre erano mostre, il tempo era un po' lento, perché era un orario da fotografia di paesaggio, quindi non si poteva fare granché, e non ho usato il flash perché avrebbe comunque sparato proprio nella parte alta dell'immagine, sul piumaggio bianco, e ho fotografato in questo modo per fare quella che io chiamo la prospettiva pulcino, cioè quello che secondo me vede il pulcino del gabbiano quando arriva il genitore al nido, cioè il pulcino sta sempre lì un po' dimesso, e poi arriva il genitore e lui vede solo le zampe, quindi volevo che fosse contestualizzato con le zampe del gabbiano e dietro la scogliera col mare mosso. Poi lui ha preso, si è girato ed è volato via, quindi non so come mai fosse così confidente questo gabbiano, però mi ha permesso di fare questa foto con una prospettiva un po' inusuale, sicuramente. Molto particolare. Qual è la foto che più ti rappresenta e ci sei più legato, anche perché magari ti ha dato delle soddisfazioni o ti ha cambiato anche nel corso, diciamo, della tua vita fotografica? Ma guarda, io sono molto critico con le mie foto, per cui in realtà sono sempre molto veramente con la mannaia, sono sempre scontento, nel senso che non frustrato, però non sono mai molto soddisfatto, questa dico questa forse non funziona, eccetera. Conosco bene il linguaggio delle immagini, conosco bene le regole di composizione, eccetera, quindi comunque le applico, cerco di applicarle per fare in modo che il messaggio sia più efficace, tant'è che tengo anche proprio i corsi di lettura dell'immagine, eccetera, e ci sono tanti riferimenti alla storia dell'arte, visto che qualcuno citava pittori, vari artisti, faccio sempre dei parallelismi tra fotografia e correnti come l'impressionismo, insomma, come artisti come Escher e così via.
ci sono alcune foto che a cui sono legato per le situazioni in cui le ho scattate, quindi per l'emozione che mi ha creato quel momento, però l'emozione poi non è che voi la vedete, perché sono cose che ha provato chi era lì, non vengono passate attraverso l'immagine. L'immagine è una trasposizione molto più fredda di quello che è successo poi quando tu eri lì a scattare. E ce ne sono alcune che invece mi soddisfano di più. Per esempio, una delle mie preferite è proprio quella del muflone che vi ho fatto vedere prima, perché è una situazione che è molto difficile da avere, con la neve sulle corna, l'animale molto vicino, perfettamente di spalle, questa simmetria quasi perfetta, per quanto possa essere perfetta in natura. Quindi questa è una delle foto che quando l'ho fatta, poi l'ho guardata e ho detto, beh, questa mi piace. Però in generale non sono soddisfatto, quindi io le faccio il meglio che posso e poi le uso, però poi ovviamente mi rimetto al giudizio del pubblico, perché in realtà per me l'importante è che passino anche i messaggi che io veicolo con le immagini, la narrazione, le storie e così via. Beh, complimenti ancora. Altro, tanti fotografi naturalisti si spingono a latitudini proibitive pur di portare a casa scatti anche belli, strepitosi, di ambienti particolarissimi. E invece sei la dimostrazione di come davvero anche il nostro paese conserva ancora ha delle bellezze ineguagliabili e niente da invidiare davvero a tante altre situazioni. Complimenti davvero. Grazie, ma guarda, se consideri che vai a cercare una qualunque report scientifico con gli hotspot di biodiversità del mondo, quindi le zone con una concentrazione più alta di ambienti diversi o di specie diverse, e non ci trovi per esempio la foresta amazzonica, come viene spesso detto. È vero che ci sono tantissime specie, ma la foresta amazzonica è enorme anche per quello. Invece come densità di specie sono più ricche le foreste del Centro Africa e dell'Indonesia. Ma tra questi spot di biodiversità nel mondo c'è il Mediterraneo proprio, e l'Italia è uno dei paesi, essendo proprio al centro e con questa conformazione, è uno dei paesi con più specie e con più endemismi, quindi con più specie che si trovano proprio solo in Italia. Poi per quanto riguarda l'approccio fotografico, io dico spesso che andare 10 giorni dall'altra parte del mondo difficilmente ti permetterà di scattare le foto della vita, perché potranno essere delle foto bellissime eccetera, però non potrai mai, tra virgolette, competere con un fotografo bravo, professionista o meno, che abita lì e che può in qualunque condizione meteo e in qualunque momento andare a fotografare gli stessi soggetti. Cioè, se tu vai a fotografare, che ne so, i koala, per dire, vai una settimana a fotografare i koala, fai delle foto bellissime, però non puoi avere la presunzione di fotografarli meglio di un fotografo di koala che vive in Australia, perché lui non fotografa quando c'è il sole e va quando c'è l'uragano dietro, va quando c'è l'arcobaleno, va quando cambia il meteo. Invece tu in una settimana vai e cerchi di fotografare il più possibile a qualunque ora, perché non hai altra occasione. Infatti i fotografi bravi, tipo Stefano, un Pertine che abbiamo citato prima, eccetera, che fanno dei lavoroni grossi, non vanno una settimana a fare le foto, ma si trasferiscono sul posto magari e ci rimangono mesi per cercare di diventare quello che è, per far diventare quel luogo l'abitudine. Sono nei luoghi in cui tu hai un'abitudine, quelli che, a cui diventi abituato, che secondo me riesci a tirare fuori gli scatti migliori, perché cerchi di evadere da quella, tra virgolette, abitudine e monotonia che loro ti danno, perché li vedi sempre uguali. Certo, grazie. Complimenti ancora. Grazie. Bene, allora ti ringraziamo per questa intervista che ci hai dato. E noi ti aspettiamo poi prossimamente da noi, ma soprattutto invitiamo tutti a seguirti nella tua pagina che sta girando sotto, e a seguire i tutorial e i seminari sia su Zoom ma anche le dirette. Sì, grazie a voi. Appunto, poi io ho un sacco di foto, un sacco di storie, quindi quando ci sarà, speriamo presto, la possibilità di vedersi dal vivo, sicuramente potremo raccontare meglio le immagini durante una presentazione, insomma, vedremo. E per il resto, appunto, buon lavoro a voi. Se state facendo qualche progetto a metro zero in casa, a fotografare i bicchieri o fotografare cose del genere, ho visto un po' di tutto in giro, per cui sì, si può veramente fotografare qualunque cosa, dipende dalle passioni che uno ha, insomma. Io comincio a chiamare i ragni per nome sul balcone, sulla tromba delle scale,
Va bene, buona serata allora. Grazie. Grazie a voi. Marco. Grazie.